proprio di YouTube. Io sono NeoGeo82 e come sempre vi do il benvenuto sul canale Shion. Come videogiocatori vi sarà sicuramente capitato di ricercare, nei videogames che giocate, un particolare setting narrativo oppure un particolare scenario che vorreste magari rivivere in maniera finzionale, magari una cosa di fantascienza oppure di fantasy. Nel mio caso c'è uno scenario che ho sempre ricercato in diversi videogame, che è quello tipico di Agatha Christie, cioè quello dei 10 piccoli indiani. Pensate, siete in una casa abbandonata, comunque isolata da tutto il mondo, assieme ad altre 9 persone che magari nascondono dei segreti. Siete costretti a passare una notte dentro questa casa assieme a queste altre persone e quindi portate avanti un'indagine che vi porterà magari a smascherare queste persone, oppure magari alla casa stessa ad avere dei misteri e magari nascondere un tesoro. E quindi iniziate a fare tipo una caccia al tesoro, iniziate a cercare indizi, indicazioni, magari anche in gara con le altre persone che sono lì. Questo scenario a me mi è sempre piaciuto tantissimo. Ho tentato di ricrearlo in varie occasioni con videogames o appunto giochi di ruolo. E il gioco di cui voglio parlarvi oggi, di quale parleremo stasera, è appunto uno di quelli che hanno ricreato questa situazione nella maniera migliore, secondo me. Si tratta appunto di Laura Bow, The Colonel Big Quest, un'avventura grafica prodotta da La Sierra, anzi, addirittura sviluppata, concepita e sviluppata da Roberta Williams e Ken Williams stessi, che se non lo sapete sono i fondatori di Sierra, una delle più grandi case produttrici di avventure grafiche. Questa avventura prende appunto come spunto questo scenario e lo sviluppa in una maniera molto particolare che a me piace molto perché, come vi spiegherò fra poco nella recensione, si tratta di un gioco non a sviluppo lineare, ma anzi non lineare, e quindi lascia il giocatore libero di portare avanti un'indagine tutta sua e non costringe il giocatore a seguire una trama già prestabilita, ma più che altro lo spinge a comunque portare avanti appunto la sua indagine, a fargli raggiungere delle sue conclusioni e lasciarlo pure appunto libero di muoversi in questo ambiente e di praticamente collezionare indizi nella maniera in cui il giocatore, insomma, nella maniera in cui il giocatore ritiene consona. Questa è una cosa, questo secondo me è un valore aggiunto che rende questo gioco veramente molto speciale. Ma non perdiamo più altro tempo e preparatevi a trascorrere una notte estiva all'insegna dell'omicidio e del mistero. Questo è Laura Bow, The Colonel Bequest. Williams, assieme al marito Ken Williams, sono i fondatori della Sierra Online, la più grande software house produttrice di avventure grafiche ed eterna rivale di LucasArts. I loro giochi e saghe di questo genere non si contano, da King Quest a Space Quest, a Police Quest, a Gabriel Knight, a Le Sweet Sweet Larry, eccetera. Basti pensare che la stessa Williams è considerata l'inventrice di questo genere, col suo Mystery House, la prima avventura testuale della storia ad essere coadiuvata da immagini per supportare la simulazione degli ambienti. E guarda caso, Mystery House è la fonte di ispirazione per Laura Bow, dato che lo scenario di partenza è sempre quello. Voi, rinchiusi in una casa assieme a un certo numero di persone, tra i quali un assassino da mascherare, e come side quest avremo quella di trovare un tesoro nascosto. Laura Bow, The Colonel Bequest, arriva alla fine degli anni 80, un periodo molto proficuo per Sierra e le avventure grafiche. Ci troviamo nel 1925 e la protagonista di questo gioco è la nostra Laura Bow, figlia di un famoso detective. Questa ragazza studia all'università di New Orleans, tutto ok quando un giorno la sua amica Lillian le propone di accompagnarla per un weekend alla magione del suo zio, il colonnello Dijon, dove quest'ultimo ha indetto una riunione di famiglia. Purtroppo l'atmosfera non è delle più felici e come se non bastasse la vecchia traballante villa è situata in mezzo a una palude. Qui Laura farà la conoscenza dei domestici, dei parenti e delle persone che ruotano attorno a questo misterioso colonnello, eroe di guerra contro le invasioni spagnole. Gli elementi per un romanzo di Agatha Christie ci sono tutti, dato che lo stesso colonnello a cena annuncerà che solo uno dei presenti avrà diritto alla cospicua eredità che gli lascerà dopo essere dipartito. Da qui inizia il nostro gioco. Prendendo il controllo di Laura avremo tutta la notte per esplorare l'intera magione, zone limitrofe comprese, e per parlare coi vari ospiti della casa. Ovviamente il primo omicidio non si farà aspettare molto, e il nostro compito quindi sarà quello di racimolare più indizi possibile per capire chi dei presenti è il fantomatico assassino. E se questo non bastasse, come seconda missione potremo anche provare a trovare il tesoro perduto della famiglia Dijon.
The Colonel Bequest si presenta come una classicissima avventura Sierra. I controlli sono tramite tastiera e per interagire con l'ambiente avremo a nostra disposizione l'efficientissimo parser Sierra che tanti hanno imparato ad apprezzare, o da odiare, dipende dai punti di vista. Per chi non lo sapesse, il parser è un'interfaccia di tipo testuale, dove è il giocatore stesso a scrivere sulla tastiera le azioni da far compiere al suo protagonista. Questo metodo è molto affascinante e restituisce al giocatore una bella illusione di libertà. D'altra parte, però, non possiamo certamente definirlo come un sistema di controllo comodo. Diciamo pure che giocare oggi ad un videogame munito di parser è un'esperienza ormai fuori dal tempo. Ovviamente, per colpa di questa interfaccia, il gioco è solo ed esclusivamente in inglese. Purtroppo, questo gioco non è consigliato ai meno anglofoni. Il gioco non ha un andamento strettamente lineare. Infatti, a noi non verrà chiesta nessuna azione particolare per far progredire gli eventi. Il tempo di gioco di per sé è congelato, procederà di un quarto d'ora solamente se Laura capiterà al momento giusto nella locazione giusta e assisterà a qualche particolare evento. L'intera vicenda è suddivisa in ore, al termine delle quali si presenterà il finale. Praticamente potremo arrivare alla fine della storia anche solo gironzolando per caso per la magione senza fare nulla. Il nostro scopo infatti sarà quello di capire nel finale chi sarà il vero assassino collezionando varie prove, indizi e magari parlando coi vari ospiti della casa tentando di estrapolare più informazioni possibile. Ogni personaggio è una potenziale vittima, ogni ospite della casa ha misteri che vuole occultare e scheletri da dover nascondere. Ma lo scopo del gioco non si esaurisce qui. A fine partita dovremo consultare il taccuino di Laura, nel quale ci sarà elencata una serie di obiettivi o di cose che avremo dovuto scoprire nel corso della nottata. In base a quello che abbiamo fatto e scoperto, il gioco calcolerà il nostro punteggio, valutando le nostre doti di detective. Ma oltre all'identità dell'assassino e a tutti i misteri legati ad ogni singolo personaggio, avremo come scopo secondario anche quello di trovare il tesoro perduto della famiglia Dijon, occultato da qualche parte in giro per la magione. Questa sottotrama è davvero molto affascinante e introduce nell'avventura un tocco di caccia al tesoro che non guasta mai. Inutile dire che la cosa per cui Colonel Bequest si fa apprezzare è proprio la struttura libera che presenta. Il fatto di non dover seguire per forza dei binari prestabiliti trasforma questa avventura in una vera e propria simulazione di detective, dove conterà molto il nostro spirito di osservazione e la nostra capacità di fare collegamenti. Infatti il gioco non ci guiderà mai in nessuna maniera, le uniche coordinate che avremo da seguire saranno gli obiettivi contenuti nel taccuino di Laura, consultabili a fine partita. The Colonel Bequest quindi è un videogame dall'alta rigiocabilità, che stimola il giocatore a ricercare la classica partita perfetta procedendo per tentativi a scopo di ottenere l'high score e scoprire tutti i segreti della magione. La difficoltà quindi non è per niente bassa, contando anche il fatto che siamo in un'avventura Sierra, dove sono d'obbligo le morti accidentali. Sarà consigliabile infatti salvare spesso, perché basterà un'innocente azione per portare Laura dal creatore. In realtà, rispetto ad altre opere Sierra, The Colonel Bequest presenta morti meno fastidiose del solito. Dovremo solo stare attenti a non camminare sotto il lampadario pericolante, a non avvicinarci agli angoli bui, a non toccare ringhiere malmesse, a stare lontano dai coccodrilli, a non entrare nella tromba dell'ascensore quando questo non si trova al nostro piano, a non sporgerci troppo dagli sportelli della biancheria, a stare lontani dalle campane quando le suoniamo, a oliare le parti più innocue di un'armatura e fare la doccia negli orari giusti. Giocato oggi, Laura Bow, The Colonel Bequest, risulta un'esperienza molto al di fuori del comune. Giochi come questo non se ne fanno più. Si tratta di un'avventura non lineare che non prende dolcemente il giocatore per mano per condurlo comodamente attraverso una storia, ma lo costringe a sudare e ad usare la materia grigia senza restituirgli niente nell'immediato, ma giudicando il suo operato solo alla fine di un'intensa sessione. Forse il giocatore moderno, abituato ad essere coccolato e guidato in tutto quello che fa, potrebbe trovarsi molto spaesato dalla magione Dijon. Ma le soddisfazioni e soprattutto l'atmosfera notturna che questo gioco è in grado di restituire danno a Colonel Bequest un fascino senza tempo, qualcosa che raramente si riesce a trovare in altri videogames. Per quanto mi riguarda, questo gioco è stata la materializzazione di un piccolo sogno. Bene popolo YouTube, questo era Laura Bow, The Colonel Bequest. Ricordo che questo gioco fa parte di una piccolissima saga e infatti ha un seguito, Laura Bow 2, The Dagger of Amun-Ra, ambientato in un museo, la fonte di ispirazione è sempre Agatha Christie o comunque i romanzi gialli classici. È un gioco che anche questo vi consiglio di provare perché è un bel gioco, magari ne parleremo in un'altra puntata successiva di Shion. E niente, io spero solamente di essere riuscito a farvi capire che cosa amo di questo gioco, che cosa ho apprezzato, quali sono, magari di farvi capire che
un videogame, ma magari un'avventura grafica non è fatta solo, sempre solo di punta e clicca e sempre dei soliti cliché e sempre della stessa storia narrata in maniera più o meno lineare, ma che un'avventura può essere anche qualcosa di un pochettino più, come così, articolato, un pochettino più libero, un pochettino più fantasioso. Va bene. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo per la prossima puntata, al prossimo episodio di Shion e buonanotte a tutti.